Ma sicuramente c'è da fare i complimenti ai ragazzi perché siamo imbattuti, non abbiamo mai perso e questo è sicuramente un grosso orgoglio per tutti noi. I ragazzi, soprattutto i più giovani, si stanno integrando bene, stiamo lavorando per costruire una bella squadra e per il momento siamo soddisfatti. Dobbiamo continuare così, ma siamo sulla buona strada, grazie anche a tutti i consigli degli iscritti al canale, il lavoro dello staff, quindi vogliamo sicuramente mantenere l'imbattibilità. Passa su fifagoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi e con il codice Mike è il 5% di sconto, link in descrizione. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Show Show. Siamo tornati con la modalità carriera di FIFA 20. Il nostro Manchester United è pronto ad imbarcarsi verso la gloria. E ragazzi, di nuovo non so che dire, cioè state dando un supporto clamoroso a questa serie. Io mi sto impegnando perché non avevo mai fatto una modalità carriera e sto leggendo tutti i vostri commenti, tutti i vostri consigli. Vi ricordo sempre qual è l'obiettivo, è quello di portare alla vittoria subito il Manchester United. Nell'ultima puntata ci siamo salutati così: siamo al 31 di agosto, è l'ultimo giorno del calciomercato, la nostra formazione è questa qui, l'abbiamo veramente migliorato un sacco e cambierò anche il modulo adesso. Abbiamo preso Timo Werner, abbiamo preso soprattutto Havertz, che è la nostra punta di diamante per quanto riguarda il mercato, anche se ragazzi il vero colpo, quello da copertina, è Koulibaly dietro. Allora, se la difesa, ragazzi, sono abbastanza contento, perché abbiamo anche rafforzato con Alexandro, che è stata un'occasione di mercato. Bissaka ovviamente crescerà perché è una stella. Noi abbiamo ancora bisogno di aggiustare la panchina, perché io ho venduto un sacco di gente. Tra l'altro ho dato via anche McTominay, che voi mi avete detto, guarda, diventa una bestia. Sì, ragazzi, lo so che diventa una bestia. Dicevo, il problema è proprio questo, è che in tanti mi suggerite dei potenziali campioni e è giustissimo, perché la carriera secondo me va giocata così, cioè allenando. Però ragazzi, io devo anche far fronte alle necessità. Mi avete consigliato un sacco di giocatori che però, ragazzi, io non posso prendere. Ora non so se anche in FIFA funziona così, però se sono nuovi acquisti io non me li posso comprare. Cioè a livello internazionale funziona così, ma non so se su FIFA pure, però De Ligt non me lo posso comprare perché se è stato acquistato in quella sessione mercato dalla Juventus, quindi non me lo posso riprendere. E vabbè, quindi insomma ragazzi, intanto mi dite compra quello, ma sono nuovi acquisti. João Felix non me lo posso prendere, uno perché non c'ho i soldi, ma poi perché è un nuovo acquisto. Vabbè, avete capito ragazzi, quindi io ascolto i vostri consigli, però sto cercando di fare una cernita tra chi effettivamente gioca la carriera e mi dà consigli di quel tipo, o chi mi dice Mike compra di Harry Kane. Ma io me lo compro Harry Kane, però ragazzi vi devo far vedere sta cosa, dove sto? Sì, ma c'ho 48 milioni, anzi che c'ho 48 milioni. Noi con questo budget ragazzi siamo arrivati all'ultima giornata di mercato e quantomeno dobbiamo prendere un attaccante, quantomeno. Detto ciò ragazzi, mi raccomando, lasciate tanti mi piace, vorrei superare i 40.000 mi piace. Mi fate questo favore, superiamo i 40.000 per questo video, vediamo se ci riusciamo. E nell'altro ragazzi siamo quasi a 85.000, quindi continuate a lasciare mi piace, perché a 100.000 vi porto con me all'Old Trafford, promesso. Avete visto che faccio sempre le interviste, continuerò a farle, sono un sacco cringe, però mi piace farle ragazzi, per dare qualcosa di nuovo, ecco. Però cercate di indovinare che allenatore sto mimando. Una cosa su cui non mi sono soffermato ragazzi è che in Premier League siamo primi, ridendo e scherzando, insieme allo Sheffield e al Norwich. Guardate in fondo alla classifica che è strano, sembra ribaltata. C'è l'Arsenal a un punto, il Chelsea e il Liverpool già ne hanno perse due. Io ho individuato Mariano per la panchina, quindi non ci frega niente. Tra l'altro c'ha 26 anni, sto vecchiaccio. Ah, Neres, non malissimo Neres. Zapata non me lo posso prendere, ragazzi, perché come potete vedere è in prestito, quindi niente. Lautaro Martinez potrebbe essere un bel colpo, sinceramente, ragazzi. Potrebbe essere, perché è giovane. 26 milioni, così li posso spendere. Gabriel Jesus pure. Non... se fosse possibile me lo prenderei, tipo a 40 forse. E poi ragazzi, Richarlison, me l'avete consigliato in tanti, non ho ovviamente notizie, è esterno però potrebbe giocare anche attaccante, quindi io Richarlison sinceramente ragazzi ci provo. Quindi per il momento gli obiettivi quelli più importanti sono Lautaro e Richarlison. Io ti offrirei 30 milioni, anzi no 26, perché 27, tanto qua ragazzi iniziano tutti sempre bassi, quindi sempre iniziamo bassi in modo tale che il caso li alzano loro le offerte. Vediamo un po'. 33 e più la clausola. Oh, sai che 33 ne manco male. Ovviamente ragazzi gli faccio la controfferta. 30. Raga, se me l'accetta a 30 secondo me ci sta, eh.
C'ho un Lautaro Martinez. È basso. Io forse volevo più una torre. Però non sarebbe male. Ehi, dai! Lautaro se lo portiamo dentro, ragazzi. Ci serve la punta. Ci serve la punta. Lautaro non mi fa strane richieste, eh. Tra l'altro, ragazzi, ho fatto spesa in Italia perché mi sono comprato Koulibaly. Adesso Lautaro, se ce la facciamo, eh. A parte non è vero perché me la sono presa pure più in Germania. Ma quanto è brutto Lautaro Martinez. E vabbè, dai, te li do, te li do. Dai, su, sali in groppa Lautaro. Forse però, ragazzi, tra Richarlison, Gabriel Jesus, eccetera, forse Lautaro era quello meno di prospettiva, non lo so. Vabbè, però l'importante è esserselo preso. Quanto ci abbiamo ancora? Raga, io ho bisogno di fare esattamente questo, 14 milioni. E stiamo per giocare, ragazzi, anche la partita contro il Southampton. Ok, me la simulo, ragazzi, eh. Tanto arriveranno le partite quelle difficili da giocare. Oddio, beh. Oddio, questa non è che è facile, eh. Porco due, ma l'ho detto. L'ho detto, io l'ho detto, l'ho detto. Purtroppo, ovviamente, dispiace. Dispiace per i ragazzi, però ci può stare però una sconfitta in Premier League contro il Southampton. Grandissima squadra, organizzata. Poi, troppo diversi ragazzi non sono abituati ancora a giocare 2-3 partite alla settimana. È un momento difficile, avevamo tanti giocatori fuori, soprattutto. Alcuni non si sono ancora integrati. Poi, se avete notato bene, ha cominciato pure a piovere. Quindi, quando è così, con le condizioni avverse, comunque ci può stare che perdi. Poi, comunque, l'arbitro per il recupero non si recupera mai. E purtroppo abbiamo perso. Comunque, non c'avevamo Koulibaly. Una partita difficile. Mi sta da fastidio, la dovevo giocare. Mannaggia la miseria. Il Barcellona vuole prendere Pogba. Me ne frega niente. Poi 87 milioni, porca miseria. Mi sono comprato Koulibaly a 80 milioni. Ma tu dove comprare Pogba, su? Io, ragazzi, non c'ho soldi, quindi a meno che non ci arriva qualche offerta verace, di quelle giuste. Ah, ma 19 e mezzo, capirai, come mi tocca. Cioè, ho rifiutato 19, lo vendo alla Lazio a 9 e mezzo. Sì, no. Guarda, te la tratto. A parte, ragazzi, mettesi a tratta con Lotito all'ultima giornata di calciomercato è tipo follia. Trattative saltate per i fax. Non mi dispiace, il presidente ha detto che non ci avevamo i soldi. E vattene la faccia. Marziale, aspetta. Sì, poi capirai, lo vendo al Chelsea. Vedete, ragazzi, sono arrivati i soldi, eh. Alla fine sono arrivati i soldi. Però no, noi abbiamo 14 milioni che potremmo pure spendere, pensandoci bene. Sì, ragazzi, sì. A 11 sì, affare fatto. Così magari diciamo 24 milioni li possiamo rimettere dentro. Speriamo che Matic se ne va. Tanto comunque non l'avrei fatto giocare. Certo, ragazzi, guardate qua. Insigne al Real. L'abbiamo venduto. Te ne sei andato, Matic? Dai, che dobbiamo fare gli acquisti quelli giusti. Ultima ora di mercato, ragazzi. E salutiamo così il calciomercato. Secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo. La squadra cina sarebbe la favorita numero uno per ingaggiare spettacolo. La federazione cina sarebbe disposta. Sì, no. Ragazzi, noi adesso. La squadra Canada. Ma che dai? Il Venezuela. Ma che Paraguay? Ma che andare a allenare, ragazzi? A spacciare la droga. No, ragazzi, noi ci dobbiamo concentrare. Federazione Turchia. Intanto, ragazzi, pure se abbiamo perso, siamo scivolati al quarto posto, ma non distantissimi dalla vetta, eh. Quindi questa è la pausa delle nazionali, ma torniamo. Questa con l'Ester me la gioco, perché la dobbiamo vincere. Poi non è detto, però insomma, giochiamo in casa. Tra l'altro non c'ho le cuffie, perché? Gestiamo sta squadra, perché alcuni devono giocare, eh. Tipo Shaw io lo metterei, perché pure se Alessandro, vabbè. Werner, Rashford, gli altri stanno bene. Il teatro dei sogni, l'Old Trafford, apre le porte per questo match che, come vedete, si giocherà in condizioni ideali anche dal punto di vista meteorologico. E ragazzi, siamo all'Old Trafford, lo stadio dove vi voglio portare insieme a me se dovessimo mai arrivare a 100.000 mi piace sull'altro video, e siamo vicini. Eccolo qui, il signor Spettacolo, che ha perso la prima partita in assoluto da quando è arrivato al Manchester United, ma ragazzi, abbiamo la nostra opportunità. La prima partita è stata difficile, vi ricordo che giochiamo a difficoltà leggenda, eh. Qui, ragazzi, guarda come giocano tutti dietro. No, signor Pogba. Come potete notare, sto giocando con un altro modulo, con Havertz COC. Vieni. Così, ragazzi, spero di essere un po' più libero lì davanti, che è un po' quello che ci è mancato. Cioè, Werner è stato un po' troppo solo. Boom! No, Pogba, levati dai coglioni.
Avers! Vabbè, ma che è sto straccio fragico, Kai? Werner, serve Pogba! Pogba! No, l'ha presa! Porca troia! Guarda, guarda come sono rientrati tutti. Ecco Pogba. Vai Avers! Sì! Kai! E andiamo così! Però ragazzi, giocarlo a leggenda è semplicemente questo. Non è più difficile per me. È semplicemente più... Meno divertente, perché avremo poche occasioni e le dobbiamo tutte sfruttare. Dai, Kai. Ho ancora Avers! Corri, amico mio, corri! Oh, lo manda al baretto! Ancora Avers! Qui gli viene rubato palla, ma c'è Casemiro. Forcing incredibile del Manchester United. Werner c'ha le caciotte, ragazzi. Ma che c'ha? Ma ci hanno mandato il fratello? Vabbè, 1-0 giusto, ragazzi, giusto. Non ho niente da dire. Intanto vediamo che il Tottenham vince, il Chelsea vince. Bravo Timo, mo ce divertimo. L'hai preso dietro. E vabbè, Albiro. Ok. Timo Werner ancora con la ciabattata. Ve l'avevo detto che l'aveva presa da dietro. Però questo è un fallo clamoroso, guardate. Fallo. Questo è fallo. Cioè, espulsione. E lui ciabatta di nuovo, ma 2-0. Bravo Timo. Io direi che è arrivato il momento dell'esordio del signor Lautaro Martinez. Oh, corri Timo. Sì, la giornata ci ha messo per tirare. Ha difficoltà leggenda, ragazzi. Cioè, questi errori non ci possono stare. Ma corre come un cane il signor Timo Werner, che finalmente ci fa vedere perché è stato acquistato. Due volte, ragazzi, bevuti in velocità. Poi low driven shot. E ancora, ragazzi, Avers, gol e assist. Giocatore a tutto tondo. Eccolo Lautaro. Mazza, primo pallone del Lautaro. Più macchinoso de... non lo so. La passerella, Kai Avers. Bravo Avers. Bravo. Mason Greenwood, dentro. Forza. Addirittura leziosissimo. Lezioso. Maguire, stacca sta roulotte, Maguire. Vabbè. Che esulti, sta a perdere 3-1. Qua ragazzi ho sdamato, però diciamo Koulibaly non benissimo nella lettura. Grande prestazioni, ragazzi, bella partita. Mi piace, intanto lo Sheffield ha pareggiato, quindi per la corsa al campionato è importante, Anche il Tottenham ha pareggiato, pure il Chelsea ha pareggiato tutti, Ma avevamo voglia di riscattarci sicuramente. Finalmente Timo Werner sta facendo quello per cui è stato acquistato, quindi gol a ripetizione. La squadra oggi ha giocato benissimo. Poi devo fare un piccolo appunto su Kai Avers, un giocatore veramente sopraffino, ma soprattutto su un giocatore che non ruba l'occhio, però Casemiro. Ah, come gioca Casemiro! E dedichiamo soprattutto questa vittoria a tutti quelli che pensano che queste interviste siano cringe. Effettivamente lo sono, però ragazzi, come gioca Casemiro! Però adesso ho bisogno di voi, perché mi potete spiegare come funziona la crescita del giocatore? Cioè, nel senso, l'allenamento. Io ho capito che li devo allenare, no? Io ho creato questa cosa qua. Non vorrei giocarle, quindi farei simula tutto, però simulando può andare bene, come può andare male. Cioè. Però la domanda è questa: che faccio, ragazzi? Mi devo concentrare su alcuni giocatori, quindi dovrei fare una sessione solo con lo stesso giocatore e poi la prossima sessione solo con l'altro giocatore e così via? Oppure no, ragazzi, me lo fate sapere per favore, perché non capisco come funziona la situazione. Però vedete, Rashford ha fatto di merda proprio. Boh, non lo so, ragazzi, me li consigliate? Io per il momento farò così, non ho mai giocato alla carriera. Cioè, almeno ho giocato quelle vecchie che non c'era sta situazione. Quindi fatemi sapere come crescono i giocatori, se anche giocando oppure no. Ragazzi, sono tornato. Mi sono cambiato, è passato un sacco di tempo. Vabbè, comunque ragazzi, giocheremo così, con la formazione quella di riserva, tra virgolette. Anche se comunque c'è Rashford, c'è Martinez, quindi ha l'occasione di buttarla dentro. Koulibaly non si muove. Giochiamo in Europa League contro il Kielce. Non ho la minima idea, non so manco dove sta. Quindi simuliamoci questa partita, ragazzi. Giochiamo pure a Old Trafford, quindi
Non conosco neanche un giocatore del Corona Kielce. Signor Manchester United, 4-1, doppietta di Rashford, doppietta di Lautaro. Peccato per il gol preso all'82esimo da Zero. From Zero to Hero. Il turnover ha funzionato, veramente schiaccia sassi questo Manchester United. Ma faccio i complimenti alla mia squadra, perché non era facile, soprattutto a Lautaro Martinez, che ha fatto una doppietta. Non è mai facile esordire e vincere in Europa League. Comunque questa competizione io non la voglio snobbare, voglio arrivare come da richiesta della mia dirigenza fino in fondo. Quindi faccio i complimenti anche a Rashford, che si sta sacrificando all'esterno dell'attacco piuttosto che al centro rispetto agli altri anni, però si sta comportando bene. È sempre importante partire col piede giusto in Europa, quindi bravi. Io direi di simulare quella col West Ham e poi, ragazzi, ci abbiamo partita di Coppa, che me la voglio giocare, e poi la partita con l'Arsenal. Dai, ci sta. Mi sto partecipando alle conferenze, ragazzi, però sono abbastanza blando. E morale della squadra contento, ma come? Cioè, abbiamo perso una partita, pensi di dare continuità? Certo. Cioè, devi dare sempre la risposta positiva. Mentre, oh, il West Ham è penultimo in classifica, ragazzi. Non me fa scherzi Manchester, che oggi che è già simulato abbiamo fatto schifo. Siamo fuori casa. Dai, United. No. Dai. Questa, se me la giocavo, la vincevo sicuro. Porca zozza, ragazzi. Come, perché Manchester United è in difficoltà? Ma di cosa? Dai, non esiste sta storia, ragazzi, guarda. Queste me le gioco, ragazzi, perché non posso rischiare. Tra l'altro l'Everton è pure una bella squadra. Noi ci presentiamo con gli effettivi. Oddio, con la Coppa di Lega potremmo pure presentarci. E devo fare queste due partite che devo dimostrare che ci stiamo. Potevamo beccare squadre veramente vergognose, invece abbiamo beccato l'Everton, che comunque è una bella squadretta, eh. Però guardate che bello le grafiche della Carabao Cup. Non so se sono quelle ufficiali, eh. Kyle Havertz. Come giocano questi? Che cacchio è? Perché c'è stato quel coso? Perché c'è la freccia? Ragazzi, Havertz si fa sentire con il fisico, eh. Pogba. Mamma mia. Low drive, no. Ma perché mi dà la freccia, ragazzi? Ma bestia la miseria, fammi vedere sta cosa. Bravo. Ancora Havertz. Comunque è bello, ragazzi, che quando giochi a leggenda così contro il computer giochi veramente a calcio. Non è come quando giochi al TV Team. Cioè, nel senso, se sei chiuso devi tornare indietro, li devi far aprire. No! Ma perché Martial col destro? Lo lasciano. Oh, Martial oggi la porta non la prende, ragazzi. Non ci possiamo fare niente. Sta giocando solo lo United. È proprio predominio Richarlison. Vabbè, giochiamo contro. Brutto l'errore qui. Ancora però. Ancora verso Martial, che oggi non è particolarmente ispirato. Casemiro. Piastolo low drive. L'ha preso. Bella. Il cazzo. Ecco. Mannaggia la miseria. Pogba. No, vabbè, raga, non ci credo. 100 milioni veri. Devo accettare l'offerta del Barcellona. Niente, raga. Pogba da dentro la porta traversa. Unbelievable. Vergognoso, eh. Vergognoso questo 0-0, signori. Cioè, guarda che squadre zozze stanno giocando. E il Tottenham sta perdendo contro il Fleetwood Town. Noi invece ce la dobbiamo giocare con l'Everton. Pazzesco. Guarda. 14 tiri gli ho fatto, raga. 14 tiri gli ho fatto. Ma di che cosa stiamo parlando? Bravo, Werner. Vabbè, raga, non entra. Raga, li sto a bombardare. Cioè, sta partita forse voi non vedrete la metà della metà. Come corre James? Vediamo cosa fa ora. Trotta James. No, è fuori gioco. No, vabbè, raga, però l'ho preso ammazzate. Ecco Lingard, l'ex, che entra in campo. Forse ceduto troppo frettolosamente in cerca di soldi da parte del Manchester United. Però la rifondazione passa anche da quello, ragazzi. Ah, se vai ai rigori. No, porca miseria, ragazzi. Ai rigori in sobbo. Wow, 22 tiri, 14 in porta. E mo se vai ai rigori io non li so battere.
Porco Giuda, proprio tutti i rigoristi, eh. Madre de Dios. Oddio mio, oddio mio. Lingard. Zitto, zitto, zitto. No, è bello così. Bello, 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 bello. Bello, bello verso. Richarlison. Poteva essere ciò che non è stato. Sto stupido. No, ma che è? Vabbè, vabbè. Siamo sempre un errore sopra noi. Ma mi ha mandato al bar. No. Lautaro di merda. Beh, l'ha presa. Vai. Devo fare solo questo, raga. Fred. Fred De Palma. Porco Dio, raga, c'è una tensione incredibile. La piazza. La piazza. Buoni, buoni. Ragazzi, questo Manchester United ha qualche problema lì davanti. Ma sinceramente, in 3 puntate di carriera non ho mai visto una cosa del genere. Abbiamo surclassato nettamente l'Everton. Ma Pickford ha parato più palle Pickford in sta partita che Valentina Nappi in tutta la carriera. Cioè, è stato qualcosa di clamoroso. Penso che nell'arco di una carriera quante volte succederà di fare tutti questi tiri e di non segnare, dai, E ci siamo, ragazzi, questa è l'ultima partita di oggi. Giochiamo contro l'Arsenal in casa. Sarà una partita difficile, però siamo scivolati ormai al 6° posto della classifica, quindi Liverpool si sta rifacendo sotto. Però ragazzi, tutti hanno una partita in più. Il Manchester City ha perso. Eh sì, contro l'Everton, tra l'altro. Noi ragazzi andiamo contro l'Arsenal, che è ultimo, no, terzultimo in classifica, quindi sicuramente ha dei problemi in squadra. Però, come si dice, il leone ferito è sempre problematico. Tra l'altro Aubameyang. Entrambe le tifoserie non sono volute mancare per una sfida così importante. Non mancano certamente le motivazioni per fare bene oggi da una parte e dall'altra. Mancano pochi istanti a fischio d'inizio, Manchester United che affronta l'Arsenal. Devo essere sincero, adesso che possiamo già cominciare a tirare un po' le somme, sono contento dell'acquisto di Casemiro, è quello che mi piace di più. Havertz molto buono, Werner chiaramente risente del problema del fare gol o no. E si inizia, ragazzi, si inizia. Potevamo vedere tutta la bella rappresentazione, ma no, noi vogliamo giocare. Oh, mamma mia, De Gea, subito, però la deviazione è stata decisiva di Koulibaly. Però attenzione, parte il Manchester United, campo aperto. Campo aperto. E porca zozza, i piedi storti di Martial, che tira solo col sinistro. Ecco, ancora che sbaglia. Allora adesso abbiamo capito perché stanno messi così male. E fallo. No, Casemiro, che mi sbagli. Però ragazzi, ancora Manchester United straripante in attacco, Havertz. No, Casemiro, sei andato troppo su. Ancora Kyle Havertz. E Kyle Havertz la sblocca di nuovo lui. E dai, Kai. Quanto è forte questo comunque, ragazzi. Con la Juve l'altra sera non ha fatto niente, però chiaramente quando non gira la squadra, nella realtà parlo, Qui grandi errori, non esce l'Arsenal, viene punito. Bello, bello proprio. Ce lo meritiamo, ragazzi. Con l'Everton ci è mancato solo il gol alla fine, perché la prestazione c'è stata. Con grande qualità, saltalo. Albero! Albero! Gli lasciano spazio! Palo! Ancora spettacolo, si arrabbia. Purtroppo è la sorte qui. Io ragazzi mi lamento come Mazzarri. Praticamente oggi sono Mazzarri. Oh no, no. Dal primo tiro. De Gea, avevo detto che era in gatto. Ma hai fatto segnare Ozil, che è un ex giocatore da 2 anni. Werner. Oh no, lisciato. Mannaggia, bella l'azione tra i due tedeschi. Parla Crucco, questo Manchester United. Mamma mia, Havertz, che bombazze che tira.
Mannaggia il cuore! Oh, non entra mai, oh! Bravo Casemiro! Vabbè, raga, non ci posso credere, quarto palo. Oddio, ragazzi. Fallo Pogba! Ma perché non ci va? Perché non entra mai? Dai! No, vabbè, ragazzi, assurdo. Si spanicciati di nuovo. Io non so che dire. Spanicciati di nuovo e non si vince. Andiamo col PAOK, ragazzi. Simuliamola questa. Oh, io non ci posso credere. Cioè, raga, il Caddurri ci ha purgato. Ma che mollo? Ma cosa vuol dire mollo? No, cioè, scusate. Cosa mollo? Che mollo? Cioè, io qua non capisco. Cosa vuol dire mollo? Ma mollo che? Cioè, gli altri sono molli, non io. Cioè, noi abbiamo giocato una partita all'attacco, abbiamo governato la partita. Ma che mollo? Ma cosa vuol dire mollo? Werner è mollo là davanti. Lautaro Martinez è mollo, no io. Con l'Arsenal abbiamo dominato e poi è andata così. Qui, non so spiegarlo, però non so mollo. Cosa vuol dire mollo? E comunque i molli stanno sempre lì. Siamo a un punto dalla prima in classifica in Europa League. Quindi, cioè, mollo cosa? Cosa è mollo? Non so mollo. Ragazzi, ci salutiamo con un Manchester un po' in crisi, perché abbiamo perso un'opportunità, tra l'altro, di avvicinarci in classifica. Però non tutto il male viene per nuocere, ragazzi. Ci dobbiamo riprendere. Certo, sta brutta sconfitta in Europa League non ci voleva, eh. Vi do appuntamento ai prossimi video, mi raccomando, supportatela alla grande e datemi dei consigli, perché magari sto sbagliando qualcosa. Le dovrei simulare, non le dovrei simulare? Fatemi sapere. Un saluto a tutti da Mike Sciosha, alla prossima, ciao ragazzi, ciao! Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Sciosha. Tutti quanti amano Mike Sciosha.